E dopo la tragedia del treno deragliato ieri mattina nella provincia di Lodi, questa mattina è cominciata la rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa, il cui incidente ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di una trentina di persone tra passeggeri e personale viaggiante. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. È iniziata stamani la rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa deragliato ieri mattina a Livraga, insieme alla ricerca di pezzi significativi di treno che si sono staccati nell'impatto e che potrebbero arrivare a spiegare meglio la dinamica di quanto accaduto. Tutto questo lavoro si è tenuto all'esterno della zona tuttora sotto sequestro, in cui si trovano il treno, nella stessa posizione di ieri, e la motrice. Uno degli aspetti da chiarire da parte degli investigatori della Polfer, a quanto si è saputo, che stanno lavorando sulle cause del deragliamento, è se il sistema di sicurezza in quel momento stesse dando il giusto tracciato, altrimenti il convoglio si sarebbe dovuto bloccare prima del luogo in cui è uscito dai binari e dove da poco erano stati ultimati i lavori di manutenzione. Sul posto è stata assicurata la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di protezione civile il mattino e 8 in una nuova squadra il pomeriggio, insieme alla rappresentanza di tutte le forze dell'ordine. Intanto, in segno di protesta dopo l'incidente, dalle 9 alle 17 si è fermato il personale di USB, CAT, CUB, SGB e dalle 12 alle 14 gli aderenti a CGL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL e ORSA. L'addetto alle pulizie, che è rimasto ferito con una gamba fratturata nel deragliamento di ieri, è stato operato. L'INAIL ha immediatamente avviato le procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie agli infortunati e ai familiari delle vittime. A sostegno dei congiunti dei due macchinisti deceduti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, sono stati attivati gli assistenti sociali e il settore lavoratori delle sedi INAIL di Sesto San Giovanni e Milano Sabaudia. Istituito inoltre l'elenco ufficiale dei feriti fornito dalla Prefettura per verificare il coinvolgimento di altri lavoratori nell'incidente e accertare eventuali casi di infortunio in itinere relativi ai pendolari che viaggiavano sul treno.